Se andate a Torino dovete assolutamente visitare uno dei locali simbolo della città, ovvero il caffè al Biserin, dove personaggi come Camillo Benso di Cavour, Umberto Eco e tanti altri si gustavano la famosa bevanda ormai simbolo di Torino. Di fronte all'ingresso del santuario della Consolata potete infatti entrare in un locale fondato addirittura nel 1763 e appena entrati l'odore di cioccolato è avvolgente. No, vabbè, entri qua dentro, c'è un odore di cioccolato assurdo, cioè proprio tipo droga. Noi ci siamo seduti sullo stesso posto di Camillo Benso di Cavour, che ci scruta dal suo quadro mentre cerchiamo di distruggere, come al nostro solito, l'atmosfera romantica. Dopo un po' sono arrivati i nostri biserin, bevanda fatta con caffè, cioccolato caldo e crema di latte. Cosa fondamentale, il biserin va bevuto così com'è, senza mischiarlo. E visto che c'eravamo, abbiamo preso anche una torta di nocciole immersa nel cioccolato. Una delizia, e anche oggi la dieta si fa domani.